so se è possibile andare a continuare le macchine per il costo che adesso è troppo alto. Cioè, per continuare c'è bisogno di trovare gli sponsor. Ma anche se continuo nelle macchine, fino a che sono capace, voglio continuare in go-kart perché mi piace troppo. Ci fu un giorno in cui si capì che il sole, per una volta tanto, stava spuntando su qualcosa di nuovo, su un casco giallo, su un ragazzino brasiliano che i rivali conoscevano come Ayrton Senna da Silva e come il più veloce fra tutti loro. Quando apparve sui kartodromi d'Europa, fu un terremoto. Ayrton era diverso. Pilotava con uno stile personale, inventava, aveva grinta e talento, un po' d'Italia nel sangue e nel mezzo meccanico. Furono trionfi ovunque, ma la soddisfazione più bella, ovvero il titolo mondiale, non arrivò, perché il destino è curioso. Aveva già scelto per Ayrton mete più importanti. Ho avuto lì l'opportunità di imparare molte cose, della base delle corse, della passione per la velocità, della passione della competitività, delle sfide della vittoria, già nel go-kart. E con queste cose mi sono sviluppato per poi fare della mia professione le corse. L'Inghilterra e i suoi campionati addestrativi. Il cavallo di razza si vede dallo scatto in partenza. Ayrton brucia le tappe. Vince con il record di affermazioni il campionato di Formula Ford. In Formula 3 la sua Ralt disegna traiettorie perfette e la concorrenza è piegata. Resta ammutolita, ma rispettosa. Sa che è stata battuta da un grande del domani, un pilota che forse entrerà nella storia. La Toleman è la squadra ideale per iniziare l'avventura mondiale. Non ha mai ottenuto molto nel passato, ma è team solido, adattissimo per fare esperienza. La Formula 1 è un sogno conquistato, ma Senna sa che un mondo ben lontano da quello che la gente pensa. L'automobilismo, che aveva immaginato da bambino, era più legato all'uomo, meno freddo, meno scientifico. No, io penso veramente che è più per la macchina, per il mezzo meccanico, che per il pilota della Formula 1. Se tutto va assieme è possibile andare bene. Se c'è qualcosa che non è molto assieme, che disturba, allora non serve niente. Il mezzo è molto difficile. È difficile da imparare come ragionare in questo mezzo. Non è un mezzo che mi piace molto. Ma è ugualmente Sisma. Nella storia delle ultime stagioni della Formula 1, nessuno aveva mai debuttato come Senna. Quando Ayrton sale in macchina, scompaiono i piloti al computer, i ragionieri. La Toleman non è né la McLaren né la Ferrari, è semplicemente una vettura media che vola perché Senna le offre tutto se stesso. La stella sta luccicando e il grande giorno della consacrazione arriva a Monte Carlo. Nel 1984, sul circuito del Principato, la pioggia cade copiosa, inzuppa l'asfalto, rende precario il controllo di guida. Il pilotare diventa un'arte, una dote senza la quale si alza bandiera bianca. Ayrton rimonta come un forsennato nei confronti di Prost, rosicchia secondi su secondi a ogni passaggio. Ormai la McLaren è nel mirino della modesta Toleman. Jack Hicks, per l'occasione direttore di corsa, decide all'improvviso di sospendere il Gran Premio quando Senna è a un passo dal trionfo. Io direi che la ragione di fermare la gara non è stata corretta, perché la gara è cominciata bagnata, erano tutti lì con gomme di bagnato, e quando è peggiorata mancava solo andare un po' più piano, era tutto sotto controllo. Però mi sembra che qui in Monaco, dove si parla francese, è meglio vincere un francese. Io penso che sul fondo non c'era nessuna discussione, perché la vita dei piloti è di fare delle corse per tutte le corse in un tipo di condizione di gara dove non c'è rischio. È sicuro che per Ayrton, che era favoloso sulla pioggia e che era vicino a vincere il Gran Premio, non era una decisione piacevole, e questo io lo capisco molto bene. Ma con il tempo e qualche anni dopo abbiamo parlato di questo e non c'era più nessuna rabbia.
Nessuno intimorisce Ayrton Senna. È una qualità che i giovani apprendisti raramente possiedono. Il brasiliano ragiona già da campione. Con la Lotus, nel 1985, sono dolori per tutti, e proprio quando le condizioni si fanno difficili. Estoril è come Monte Carlo. Se ne accorge Prost e a poco gli altri protagonisti del mondiale, che vengono piegati. È il primo trionfo, la prima vittoria, il primo pianto liberatorio. In 16 corse Senna ha ottenuto più di qualsiasi altro pilota della sua epoca. Un primo posto, un secondo, due terzi. E la Lotus, sebbene splendida nella sua livrea nera, non è la migliore monoposto del lotto. È chi la guida che ha un qualcosa in più. Lo stile, la meticolosità nella messa a punto, la sicurezza di non temere nessuno, a volte scambiata per impertinenza e presunzione. Ayrton non è più l'uomo del futuro, è già calato nel presente. In quell'anno arriva quarto nel mondiale, vincendo anche a Spa e dimostrandosi il più veloce in prova. Sono sette le sue pole position. Vederlo guidare in qualifica si trasforma in un appuntamento irrinunciabile. Nel 1986 il bottino di pole viene incrementato, sale a 8 primi posti in prova e in corsa le vittorie sono 2. È il pilota principe del mercato. Lui all'inizio della Formula 1, quando è entrata, è un pilota molto dura e molto veloce subito, e dopo, perché di vincere un campionato è una cosa facile, ma di vincere sempre, questa è la vita più dura in Formula 1. E lui un pilota totale, che ha pensato sempre e solo delle sue macchine, e dominato la Formula 1 per tanti anni, e questo è veramente il suo lavoro incredibile. Nel 1987 l'Honda arriva alla Lotus proprio per potersi servire di Senna, che l'anno dopo verrà girato alla McLaren. I trionfi sono 2, a Monte Carlo, a Detroit. Ayrton sale sul terzo gradino del podio del mondiale. L'avventura con una delle case più gloriose della Formula 1 si conclude bene, così come era iniziata. Ma sta giungendo l'ora della verità, il momento del confronto alla pari con il dominatore delle ultime stagioni, Alain Prost, un pilota freddissimo e veloce. La McLaren attende a braccia aperte Ayrton, ormai considerato il re delle pole position. Nel 1989 giungerà anche il primato storico con l'abbattimento del record di Jim Clark. Io non ho mai visto Jim Clark correre, purtroppo. Per me essere in grado di arrivare insieme a lui e sorpassarlo adesso è sicuramente una cosa molto speciale, perché si sono dovuti 20 anni per arrivarci. Magari ci vogliono ancora 20 anni per arrivarci ancora per gli altri. Senna è geloso nel mostrarsi interamente. Il suo privato è un segreto da custodire. C'è posto per i soliti amici, per gli affetti reali. Ma è chiaro che la velocità è più di una parentesi. Per rilassarsi, Ayrton si diverte con gli aeromodelli. È un maestro delle evoluzioni. Guarda il cielo con gioia, l'azzurro, come un qualsiasi ragazzo che vuole ancora sognare. Sono i momenti spensierati di una vita che è già speciale. È un testardo Ayrton. Lui, nato gracile, a poco potenzia il proprio fisico. È un lavoro duro che assorbe molte ore della giornata. I luoghi del riposo consegnano alla Formula 1 un atleta vero. Il ragazzo affronta le crisi, ci si butta a capofitto. Sa che è questo l'unico modo per crescere, per trasformarsi in uomo. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Don't
Le donne lo corteggiano, ma Senna, già scottato da una precedente e fallimentare esperienza matrimoniale, insegue una compagna che possa donargli una serenità non sempre presente, una donna con cui dividere il quotidiano, i trionfi e le amarezze. Amori che nascono, amori che muoiono e che spuntano all'improvviso. La donna bisogna essere sensual, dico in portoghese, charmosa, intelligente, molto doce, bella, sicuro. È una persona soprattutto che riesce a capire quello che passa dentro della mia testa, del mio cuore, le mie qualità, i miei difetti. È una persona che può dividere i suoi sentimenti con i miei. L'urlo è felicità, liberazione. L'urlo è vittoria. L'obiettivo di una carriera, di una vita, di una scelta. È per questo che nessuno tra i 41 trionfi di Senna in Formula 1 ha avuto l'aspetto scontato di semplici primi posti, già previsti, già messi in programma. È ciò che distingue Ayrton dagli altri grandi. In ogni affermazione del brasiliano c'è magia, c'è il fatto eccezionale, c'è la sofferenza, l'uomo che diventa di gran lunga superiore alla macchina, il campione che sovverte le regole codificate. È come se per Senna la vittoria fosse un imperativo categorico, un valore morale. A Suzuka, subito dopo la grande rimonta che gli regala il primo titolo mondiale, Ayrton parla apertamente di Dio. Nelle corse, nelle imprese, entrano nuovi elementi. Il misticismo dei brasiliani, l'orgoglio di appartenere a una nazione che potrebbe essere la Valle dell'Eden e che invece mal distribuisce la ricchezza. Senna si trasforma nel simbolo del Brasile, nel suo ambasciatore itinerante. Le vittorie e i trionfi riescono ad essere occasioni per parlare d'altro. Con Senna la Formula 1 supera i suoi stessi confini e il primo posto diventa memoria incancellabile, storia da fissare all'interno della storia. Non c'è mai stato nessuno come lui nel passato, né Fangio né Lauda. Forse Nuvolari, anche se il confronto fra i due, dal punto di vista sportivo, è improponibile. A Senna basta dare un'occhiata all'avversario per spaventarlo. Ha carisma e inventa. Nel 1988 spreca pochissimo. Ora ha imparato a razionalizzare il proprio modo di correre, sapendo perfettamente cos'è la vittoria. Tutti vogliamo vincere e c'è soltanto un posto per la vittoria, soltanto un numero uno. Non ci sono due numero uno. L'aggressività, la competitività, essendo così grande, diventa un modo di egoismo. Arrivano anche le sconfitte che sanno di primo posto. Accade quando la McLaren nel 1992 e nel 93 non è più al massimo. Eppure Ayrton si rimbocca le maniche e le imprese si trasformano in leggenda. Donington del 1993 è forse l'esempio migliore per spiegare il campione. 5 sorpassi nell'arco di un giro e poi solo l'attesa di vedere la bandiera a scacchi. Monte Carlo, dello stesso anno, è un capolavoro di saggezza. Ayrton batte un altro primato storico, quello delle affermazioni sul circuito salotto che apparteneva a Graham Hill. È lui che scrive le pagine più belle della Formula 1. Due campionati che mi hanno dispiaciuto molto sono stati esattamente nella ordine 89-90, per i motivi che sappiamo tutti, abbiamo già parlato in altre occasioni, che per me come concetto sportivo e umano è sbagliato completamente.
La loro è stata una guerra durata 6 anni. Alain Prost e Ayrton Senna hanno scandito ogni minuto della Formula 1. La rivalità si è trasformata in odio, in lotta di sentimenti. Coppi e Bartali sono lontani. Il dualismo valica ogni frontiera, monopolizza l'attenzione più delle stesse corse. Saranno gli anni a spiegare con maggior freddezza e analisi il rapporto tra i due campioni. Oggi è presto, le ferite sono ancora aperte. Quando Senna nel 1988 giunge in McLaren, trova una situazione di squadra già definita. Prost conosce ogni segreto del team, sa come indirizzare il lavoro degli uomini. Svolge la professione cercando di avere il meglio. Anche per Ayrton la porta è chiusa. Ma Prost sbaglia i calcoli. Non si accorge che Senna è altrettanto duro e ambizioso. Prima che in pista il duello si svolge nelle riunioni tecniche, nelle officine, ai box. Ayrton è costretto ad accettare la sfida e a poco sottrae potere al campione francese. La crisi scoppia platealmente al Gran Premio del Giappone del 1989. In quel contatto tra le due McLaren c'è la resa dei conti, ma è solo la prima battaglia che vede Prost vincere a tavolino. La vendetta viene firmata un anno dopo, quando Senna, con il fallo di reazione di Suzuka, si prende la propria rivincita. Ma intimamente il brasiliano non ama vincere così. È contro la sua natura. È un peso che lo stesso Ayrton si porterà dentro per sempre. Eppure si prosegue ugualmente. Da quel giorno ogni incontro tra i due sarà caratterizzato dalla voglia di umiliare l'altro. Ayrton preferisce farlo in pista. Alain gioca più sul versante politico. Così impedisce l'assunzione del brasiliano alla Williams nel 1993. Per arrivare alla pace, quella vera e non inventata dalla federazione, si dovrà attendere il Gran Premio di Australia. Quell'abbraccio liberatorio tra i due pone fine a un'epoca. Da quel giorno nessuno, né Senna né Prost, salirà più su un podio. Il destino sembra già aver operato la sua tragica scelta. Incroci strani che dicono quanto l'uno avesse bisogno dell'altro. Sicuramente la fine di una era, di Alain e mia, c'era l'atmosfera, c'era un clima di finire come è finita, perciò è finito nel modo giusto. Dal 1 maggio 1994 fino a oggi il pianto è stato ininterrotto. Il ricordo indelebile, nemmeno appannato dal quotidiano. Senna campione non è riuscito a battere Senna uomo. Si è unito ad esso, ha viaggiato assieme per 34 anni. È per questo che Ayrton è entrato nelle case di tutti. È stato un personaggio caro anche a chi non si è mai interessato di corse. Il Brasile è capace di produrre anche questi miracoli. Far sentire vicino alla gente anche chi dovrebbe essere staccato dalla realtà. Senna è stato vero, sempre autentico. Non ha mai pubblicizzato il bene che faceva nel mondo delle favelas per salvare i meninos de rua dalla strada, dall'emarginazione. È stato capace di vedere la propria vita e di raffrontarla con quella degli altri. E ha dato il cuore e non solo quello. Ayrton si è così trasformato in un valore della stessa società. Lo ha aiutato la fede, il cristianesimo così particolare del Brasile, perché là il senso del mistico, del religioso, si fonde con altre culture, con altri credo. Deus cerca di bilanciare un po', di equilibrare un po' la vita da tutte le parti del mondo. E in Brasile anche ci dà delle belle cose, come quello paese bellissimo, come un modo di equilibrare il soffrimento in Brasile. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
La famiglia è la base del sistema di vita di Senna. È per questo che anche nei giorni del trionfo Ayrton non perde mai di vista il senso concreto, la realtà del suo essere uomo. È un insegnamento che gli proviene da un'educazione sana, dall'avere girato il mondo, avere visto cose belle, il lusso, il denaro, la povertà nelle strade, i malati. Ha una visione molto equilibrata di ciò che lo circonda. Il suo è un clan, una tribù discreta che disdegna l'apparenza. Probabile che tutto ciò derivi dall'amore per la terra. Senna non è un industriale, i suoi hanno una grande fazenda. Il campione conosce la natura e il suo modo di vita è fatto di rispetto. È per questo che i tradimenti non vengono accettati. La mia casa rimane Brasile. La mia vita rimane essendo Brasile. I miei amici rimangono in base essendo quelli stessi di 10-15 anni fa. E lì allora trovo l'equilibrio e forse una lucidità abbastanza per continuando a vivere normalmente come si deve fare. Dalla vita ha avuto tutto e non è mai cambiato. È stato un uomo compreso. La sua ricchezza non ha mai procurato invidie. Eppure, nei 10 anni di corse, Senna è stato capace di costruire un vero e proprio impero economico, di impegnarsi in tante attività. Il ponte di lacrime che ha unito idealmente Bologna a San Paolo in quei maledetti giorni di maggio ha dimostrato che la gente era con lui. Gente comune che aveva compreso Ayrton più di quanto lui non sapesse. Siamo trovati in Haida, siamo rimasti nello stesso albergo, siamo andati insieme alla Tokyo Disney World. Lui era molto felice in quel momento lì, stava vivendo proprio il momento, lui sapeva come vivere un momento felice. Ayrton sorride. Il 1994 potrebbe essere la stagione del quarto titolo mondiale. È riuscito a esaudire un sogno, guidare per la Williams Renault, la squadra migliore al mondo. Si sente in pace con se stesso, è sereno. Il campionato appare nei mesi invernali già nelle mani del numero uno che viene da San Paolo. Ma l'apparenza inganna. Convivere con la Williams non è facile. È come se Ayrton dovesse riprendere da capo la carriera, imparare a conoscere gli uomini, il loro metodo di lavoro. Sono 10 anni che Senna è in Formula 1. Dal 1984 molto è cambiato e lui è diventato il punto di riferimento per tutti. Eppure Ayrton è profondamente realista sulla stagione, anzi, intravede difficoltà per altri insospettabili. Tecnicamente, forse l'anno giusto per questo cambiamento sarebbe stato il 92. Adesso non credo sarà tecnicamente così facile competere con il vantaggio della Williams sugli altri competitori, però lo stimolo esiste e è quello che è molto importante in questo momento della mia carriera. I primi test gli danno ragione. La Williams non è quella che lui vorrebbe. Alla prova del 9 a Imola, a pochi giorni dal Gran Premio del Brasile, viene battuto da Schumacher. Intanto è nato Senninha, un Senna bambino che in un mondo di fumetti porta la vittoria e il bene sul male. È un Ayrton più riflessivo quello che sale in macchina alla vigilia del mondiale. C'è stato nel corso dell'inverno un altro cambiamento nell'uomo. Lui lo spiega così. Senninha avrebbe fatto il record, però sono 10 anni di Formula 1 e è una nuova squadra, si deve fare il lavoro che è programmato e lasciare il momento giusto alla vera corsa, andare quello che si deve andare. Non concluderà mai più una corsa.
In Brasile finisce in testa coda per cercare di reggere il ritmo della Benetton di Schumacher. Ad Aida non compie che pochi metri. Poi arriva Imola, la sua tragica vigilia, il Senna turbato, disperato per la morte di Ratzenberger. Non si saprà mai cosa ha tradito Ayrton nei suoi ultimi istanti. Forse lo sterzo. Come sempre, il primo maggio, il mondo stava correndo assieme a lui, con quel ragazzo che in 10 anni aveva saputo essere il numero uno nelle corse, nella vita, e che all'improvviso se n'è andato come chiunque altro, lasciando memoria, ricordi. Ma non il nulla, come quando il sole tramonta.